Ciao a tutti, sono Gianluca Saveri e sono un percussionista. Queste sono le mie bacchette, alcuni dei miei strumenti di lavoro li ho già qua con me e ve li presento. Questa è la mia penna da percussionista, questa è un'altra penna matita da percussionista, per cui mentre scrivo suono anche. Oppure il mio piatto preferito dove mangiare, volete conoscerlo? Eccolo, è il tamburo pad dove mi alleno tutti i giorni. Mi esercito per studiare. Il mio calice dove bevo? Eccolo. Una bellissima campana in bronzo. Bene, mi sono permesso di toccare l'aspetto giocoso della mia professione, che è quello appunto di giocare con gli strumenti che ho a disposizione. Sono un percussionista e di conseguenza ho la facilità, la possibilità di giocare con qualsiasi mezzo e suonare con qualsiasi mezzo mi si possa presentare davanti agli occhi, davanti alle mani. Il gioco nella musica è molto importante, specialmente in un momento così particolare, così difficile come questo della pandemia. Forse solo tramite il gioco possiamo riuscire noi musicisti a trasmettere qualcosa che appartiene all'aspetto completo dell'esecuzione. Un'esecuzione prevede tante sfaccettature. In un concerto, un musicista deve tenere in considerazione o comunque gestire anche istintivamente tanti aspetti della propria performance. Fra questi aspetti c'è appunto il gioco, l'aspetto giocoso, che comunque viene fuori perché fa parte di un'emozione. Ecco, allora, in un momento così complesso per un artista, l'unico modo per trasmettere un'emozione è sicuramente quello di giocare e far divertire gli altri con i propri strumenti. Non è un caso che sono qua appunto a presentarvi un gioco fantastico che ho realizzato insieme ai miei amici del quartetto Tetractys Percussioni. Un brano giocoso dal titolo Banky Funky, che è stato composto da Laura Mancini, che è una componente del gruppo, e che insieme a Leonardo Ramatori e a Gianni Maestrucci adesso vi presentiamo e con il quale speriamo di darvi un momento di gioia a tutti quanti.